gancio tra gambe Kerkez con Malagrì, ora promosso definitivamente titolare in mezzo al campo. Primo gol per lui in campo, che punta con il passaggio in profondità. Kerkez in diagonale, buona. Jungdal deve spazzare a sinistra, apriamo il gioco su Kerkez che ancora non si è visto. Capone, poi intervento ottimo di Alesi, proprio Kerkez. Kerkez punta all'area di rigore, palla in profondità dove non c'era nessuno, ma allora c'è Capone che può andare al tiro dalla distanza. Ci prova con il destro Capone, palla che è ancora lì, Nasti, il tiro e il gol! A sei compagni, attenzione a Trimboli, Kerkez lo chiude, Alesi, poi Capone, ancora Nasti, avanti per Kerkez che può puntare. Suggerimento in profondità, bella la sua velocità, va a sovrapporsi Alesi, molto bene. Kerkez per lui, Milos, può andare Milos che tiene palla, va al traversone per il taglio e la palla non contro, dove c'è un fallo di mano involontario non sanzionato dall'arbitro. Kerkez fermato con il densi di calcio, di occasioni, questi primi 10 del secondo tempo. 20, abbiamo diversi gol potenziali da poter inserire, penso a Xhaka Traoré, penso a Rossi. Qui Kerkez è bravissimo a sfruttare l'errore di Aquino che poi lo trattiene, giustamente l'arbitro puntuale. Di Gesù, palla a sinistra per Kerkez. Poi Capone che punta a caccia del bis. Kerkez se ne va con un grande movimento tra due avversari. Poi Capone in fascia, ancora Kerkez trattenuto. A Capone anticipato dal solito Aquino, poi di testa Kerkez. Miliardi va con il destro sul secondo palo, colpo di testa, non succede a noi e ci arrabbiamo molto vedendo gli avversari che scherzano con il fuoco. Capone